Ho deciso di tenere il titolo in inglese, anche se poi è facilmente traducibile, perché ho preparato la tesi presso l'Università Politecnica di Catalunya, a Barcellona. Questo è un tema che in realtà non avevo mai sentito prima di andare all'estero, perché non è trattato dal mio Dipartimento di Ingegneria a Padova, ma è trattato appunto dal professor Tosi, che fa riferimento al Dipartimento di Geoscienze. Non sapendo che avevate già fatto un seminario, ho preparato una breve introduzione, quindi spero che non vi annoi. Allora, Materia molto delicata, particolare, quindi è bene anche sapere. E poi qui siamo in tanti, quindi qualcuno non c'era certamente. ok, perfetto. Allora, esistono due tecniche di cosiddetto remote sensing che sono o passive o attive. Quelle attive sostanzialmente sono ad esempio i radar che trasmettono un segnale elettromagnetico e studiano il segnale che gli torna indietro, riflesso dagli oggetti e dall'obiettivo che si sta cercando di identificare. E quelle passive invece si limitano ad osservare le radiazioni presenti nell'ambiente. Queste tecniche permettono di ottenere diverse misure su quantità anche geodetiche, quindi l'umidità del suolo, l'altimetria del terreno o la velocità di movimento del terreno qualora presente. In particolare, attraverso l'utilizzo dei radar è possibile ottenere delle precise mappe topografiche che sono chiamate DEM o DEM, che sono sostanzialmente una mappa appunto altimetrica. Questa è un'immagine di come che rappresenta un po' l'elaborazione del segnale. Quindi il segnale viene acquisito da due antenne attraverso una serie di elaborazioni che non sto qua a descriversi, vengono ottenute due single loop complex. Non ho tradotto i termini perché non esistono in italiano, quindi mi spiace, però Benissimo. sarebbero suonate molto male. La combinazione di due di queste immagini permette di ottenere un interferogramma e da cui si può poi estrarre dati altimetrici. A partire da queste elaborazioni è possibile poi ottenere una stima della velocità di deformazione del terreno e dell'errore che è contenuto nella mappa digitale. In questo lavoro ho considerato la tecnica che viene usata nell'università dove ho fatto la tesi, che si chiama CPT. Questa tecnica in particolare combina due interferogrammi attraverso una cosa che si chiama interferometria differenziale, dalla quale è possibile ottenere appunto la velocità del terreno, dove è presente una deformazione, e gli errori di tipo altimetrico. Allora, per quanto riguarda gli obiettivi della tesi, questa è una lunga catena di processing in cui ovviamente è presente del rumore. Il rumore è presente all'inizio della catena, nell'acquisizione del segnale, e quello che interessa a noi chiaramente è l'errore sulle misure che si fanno, che si ottengono alla fine, quindi l'errore su queste due quantità, la velocità e l'errore altimetrico. Quindi quello che vogliamo fare è quantificare l'incertezza, diciamo, quindi l'errore che corrisponde all'incertezza su queste due misure derivante dall'errore presente negli input. E passo molto velocemente su questi concetti base, visto che li avete già visti. Sostanzialmente, chiaramente, molte di queste tecniche vengono utilizzate a bordo di satelliti. Dove non è possibile utilizzare antenne con aperture molto grandi per ovvi motivi di spazio e di peso. In questo caso, per ottenere delle antenne con aperture equivalenti, si usa una tecnica che si chiama radar ad apertura sintetica, che sfrutta il movimento dell'antenna per sintetizzare delle antenne di apertura molto più grande. Questo è anche noto come multiplexing temporale. In particolare, quando osserviamo un oggetto da due posizioni diverse e in due momenti diversi, possiamo osservare la differenza di segnale che torna all'antenna. Quindi, in questo caso, vengono ottenute due immagini complesse che rappresentano questo tipo di segnali e la loro combinazione
viene chiamata interferogramma, è sostanzialmente un prodotto complesso tra due segnali. La parte che ci interessa di questo segnale, ad ogni modo, è solamente la fase. La fase, che è riportata là sotto, contiene un elemento che è dovuto semplicemente è legato alla distanza dell'obiettivo dall'antenna, e il secondo termine è legato invece alle proprietà di riflessione degli oggetti che si stanno osservando. E nell'interferogramma queste quantità appaiono come differenze, perché appunto è la combinazione di due diverse immagini. E riscrivendo in modo forse più chiaro l'espressione della fase, si possono distinguere due termini, uno legato all'altimetria e uno legato a una specie di offset che è presente su tutte le immagini, legato alla diversa altezza nelle diverse parti della Terra. Comunque è un termine poco importante. E considerando uno scenario un po' più realistico, dobbiamo aggiungere il contributo dell'atmosfera e del rumore di fase. E quindi l'espressione della fase di questo segnale diventa un po' più complessa. E eventuali deformazioni che avvengono tra un interferogramma e un altro provocano l'apparizione di un ulteriore termine che è direttamente proporzionale alla deformazione stessa attraverso un qualche parametro di proporzionalità. E in particolare, se la deformazione è particolarmente rapida o marcata, questo numero, essendo misurato in radianti, rischiano di apparire degli avvolgimenti di fase, quindi è un numero che quando supera il 2π greco torna ad essere nell'intervallo 0-2π greco, ma chiaramente con un significato diverso. Ad ogni modo, è possibile ottenere la velocità di deformazione del suolo e l'altimetria sfruttando questa fase interferometrica, e in particolare sfruttando la fase interferometrica di una serie di interferogrammi acquisiti a tempi diversi. E quello che vogliamo fare qui è caratterizzare il rumore di questa fase, quindi è la fase di un numero complesso, e in particolare in questo ambito viene spesso utilizzata la coerenza come parametro, che è fortemente legata alla deviazione standard. È per questo che poi si parla di errore e di incertezza sulle misure. E la deviazione standard può essere direttamente ottenuta dalla coerenza attraverso le formule riportate qua sopra, che in particolare distinguono i diffusori puntiformi, che sono dei diffusori ad esempio molto riflettenti, quali possono essere i tetti in lamiera di alcuni edifici, e
caso, la matrice di covarianza è formata da... è una matrice di covarianza sull'input, quindi sulla fase dei pixel di input, e noi vogliamo ottenere la matrice di covarianza, quindi una stima della deviazione standard dell'output, che viene che quantifica sostanzialmente l'incertezza di queste stime. E, come ho detto, la matrice di covarianza viene considerata ad ogni step di questo algoritmo fino ad ottenere le matrici di covarianza finali, che sono sulla velocità e sull'errore sulla mappa. Allora, passando a cose un po' più interessanti, forse. Questi sono i risultati ottenuti in un ambiente controllato e simulato creato da Hadrock. Quella che vedete colorata al centro è una zona in cui si è simulata una deformazione del terreno con intensità diverse, chiaramente molto più intensa verso il centro dell'immagine. Quelli sopra sono i pixel che sono stati selezionati per l'elaborazione e che sono collegati dalla triangolazione di Delaunay di cui vi ho parlato prima. Quello evidenziato in nero là è chiamato seed, è sostanzialmente un seme, di cui è un punto di cui si assume nota la velocità e l'errore sulla mappa. Quindi sostanzialmente il sistema di equazioni lineari che ho presentato prima sarebbe un sistema di equazioni indefinito, perché ci sono non ha un grado sufficientemente alto da portare a una soluzione univoca, e fissare un punto di velocità nota aiuta a risolvere questo sistema. Quali sono i risultati? Allora, l'algoritmo stima questa velocità qua, che trovate in basso, e mentre la velocità reale è questa qua. Come vedete ci sono degli errori, però la zona di deformazione viene correttamente riconosciuta. E il seed che è stato posto qua è stato assunto con velocità nulla, e questo chiaramente provoca un po' di errori nelle zone limitrofe che vengono assunte essendo un modello lineare a velocità nulla o quasi. Quello che abbiamo fatto noi è stata fornire una stima sulla deviazione standard di questi risultati. Ora, capite che se il seed viene assunto con quantità note, quindi con velocità nota, la sua deviazione standard è nulla, perché è un punto che si dà per certo, si dà noto per certo. E qua osserviamo un comportamento molto interessante in questa immagine, dove è riportata la deviazione standard per ogni pixel, e vedete che intorno, nei pressi del seed appunto, si osserva un effetto benefico, nel senso che la deviazione standard è molto bassa, quindi anche l'incertezza delle stime finali sarà corrispondentemente bassa. Nell'ultimo grafico in basso sono riportati gli stessi dati, ma senza considerare la disposizione spaziale dei pixel, e vedete che questo punto qua ha deviazione standard 0 ed è il punto che si assume noto, e tutti i pixel vicini ne risentono positivamente. La deviazione standard comunque è nell'ordine al massimo di 0,2 cm e mezzo, mentre le stime sulla velocità sono nell'ordine dei 2 cm, quindi è un errore comunque abbastanza piccolo. Infatti, attraverso queste tecniche, anche sebbene siano tecniche di tipo satellitare, quindi uno può aspettarsi un errore abbastanza grande nell'ordine dei metri, la velocità di deformazione del terreno che si riesce a misurare è a volte anche nell'ordine dei millimetri. Il lavoro che abbiamo fatto è proprio
verificare l'attendibilità di queste misure, essendo su, su scala così piccola. E a questo punto, disponendo di uno scenario sintetico e facilmente manipolabile, abbiamo provato diverse modifiche, quindi ad esempio una triangolazione più sparsa che non fa risentire, non fa peggiorare la qualità delle stime, mentre sparsificando ulteriormente la triangolazione, vedete qua che una parte dei pixel ha una deviazione standard che è nell'ordine della misura. Quindi chiaramente questo rende del tutto inutili le misure che vengono fatte. Si raggiungono i 2,5 cm quando, se vi ricordate prima, la velocità stimata era al massimo di 2 cm. Quindi un esperimento simile che è stato fatto sulla sensibilità di triangolazioni particolarmente strane, e vedete che in questo caso non c'è nessun, è stata applicata una maschera e sono stati eliminati alcuni pixel, qua non si hanno effetti negativi, mentre con una maschera di tipo diverso ancora una volta si osserva un grosso deterioramento della qualità delle stime. E passando alla cosa più interessante, questa è un'immagine ottenuta dai satelliti SAR. E i dati che abbiamo utilizzato per Venezia, che è stata sfruttata come caso studio, provengono dalla costellazione di satelliti Sentinel dell'Unione Europea. E sono dei dati che sono disponibili all'Università di Barcellona, che però non sono disponibili, diciamo, pubblicamente. Allora, come è stato detto anche brevemente prima, Venezia si muove, e in particolare Venezia si muove sprofondando leggermente verso il basso nel corso dei decenni. E questo è un problema che in realtà ultimamente negli ultimi decenni è stato risolto interrompendo l'estrazione di acqua con le pompe, ma rimane comunque un problema pressante per una città come Venezia, che si trova a pochi metri sul livello del mare. E il movimento, la subsidenza di Venezia è molto piccola, e questo non sarebbe un problema nella maggior parte delle città del mondo, ma appunto per la speciale topografia di Venezia risulta essere problematica. Questa è la qualità dei pixel di input, e questa è la velocità stimata sui punti che sono stati utilizzati per l'elaborazione. Allora, come vi dicevo prima, è necessario mettere un seed che si assume a velocità nulla, e in questo caso abbiamo avuto dei diversi problemi con la burocrazia anche noi, nel senso che abbiamo richiesto dei dati dei GPS che forniscono anche il dato altimetrico, ma non ci sono mai stati dati, non c'è stata nessuna risposta veramente, e quindi abbiamo fissato il seed in via Piave sostanzialmente, su una vecchia locazione di una torre GPS che adesso non è più attiva, in modo che se riusciamo a recuperare i dati poi aggiustiamo tutto. Ad ogni modo, la terraferma in questo caso viene supposta come stabile, mentre vedete qua c'è la locazione del SID, mentre Venezia si rilevano dei movimenti, e in questo caso la velocità dovrebbe, purtroppo queste sono le slide, non so che sono, vabbè, non è la versione definitiva, scusate, ma il Venezia sta sprofondando di circa 0,5 cm all'anno nel periodo osservato, e in questo caso vedete, questa è la stima della deviazione standard, quindi dell'errore fatto sulle misure. Allora, l'errore è fatto di l'errore del SID è nullo, come prima, quindi vedete questo punto a deviazione standard nulla, mentre si osserva lo stesso effetto benefico sui pixel che circondano questo punto certo, diciamo. E l'errore è molto piccolo, nell'ordine del 0,5 cm. Uno studio interessante che abbiamo fatto è stato, vista la speciale topografia di Venezia, ci sono solo alcuni pochi pixel che collegano la terraferma all'isola, e vedete che sono quelli in blu sul Ponte della Libertà.
Allora ci siamo domandati cosa succede se uno di questi pixel viene compromesso, ovvero ha una qualità particolarmente bassa. E in questo caso l'effetto è decisamente allarmante, nel senso che un pixel di bassa qualità sul ponte fa schizzare la deviazione standard di tutti i pixel processati su Venezia molto in alto, quindi su una stima di subsidenza di mezzo centimetro all'anno si ha una deviazione standard di quasi un centimetro all'anno, e chiaramente questo risulta decisamente, diciamo, compromette la validità delle misure. E le conclusioni sono che abbiamo costruito uno strumento da utilizzare insieme agli strumenti di stima che sono già presenti e che permette di ottenere una mappa dell'errore su queste stime. E quindi, accanto ai numerosi lavori del professor Tosi, si può anche dare una stima di quelle misure che sono state fatte, mentre al momento vengono semplicemente presentate le misure sulla velocità senza nessun indice di affidabilità. E questo può essere fatto a livello di proprio di mappa, come avete visto, e a livello di pixel. Quindi gli studi che sono stati fatti poi sono sul comportamento della propagazione dell'errore, e quindi in topologie particolari come quella di Venezia capire quali sono i pixel critici può essere fondamentale. E al momento rimane da fare un lavoro sulla parte di stima non lineare, perché il modello che è stato utilizzato qua è lineare, e stiamo lavorando a un articolo da sottomettere a una transaction di IEEE, e quindi speriamo sia fatto. Mi spiace, ma devo aver caricato la versione sbagliata della presentazione. Scusate. Posso darti due informazioni? Sì. Il ponte della libertà si muove ogni giorno 6 telemaneti, e quando hanno fatto il tram e volevo mettere la rotaia, dico, misurate di varie campate, e ogni campata ha un spostamento diverso nel giorno, quindi hanno fatto il punto. Seconda cosa, la Basilica di San Marco, 900 anni, è andata giù di 1,90 m. Quindi hai un dato certo. Queste le misure qua sono dell'ultimo decennio, dal 2007 al 2010. Bene, grazie. Thank you.